Alla fine dell'ultimo video vi ho parlato di questa scatola e del suo contenuto, che, come vi avevo detto, riguardava un upgrade veramente economico ma dal grande impatto. Di che cosa si tratta? Eccolo qui, un sistema precablato con 3 pick-up al Nico 5. A soli 42 euro potete migliorare notevolmente, o almeno vedremo se così è, il suono della vostra chitarra economica. Scopriamo insieme se vale la pena. Ciao cari amici smanettoni del mondo della chitarra. Questo video ho deciso di farlo un pochino così, visto che ne abbiamo fatti tanti con un contenuto molto simile, ho deciso che in questo avrei fatto il voice over. Quindi vi mostro semplicemente un po' delle fasi della lavorazione, della preparazione di questa chitarra, che cominciano appunto col farvi vedere lo strumento, smontare le corde, che è cosa sempre importante. Ovviamente quando si fa un lavoro di sostituzione dei pick-up vuoi non cambiare le meccaniche, cambiamo le meccaniche perché queste erano veramente scarse, macchinose, che non è che non tenessero bene l'accordatura, ma quando volevi accordare scattavano in avanti o scattavano indietro, rendendo un po' l'accordatura un piccolo inferno, per cui le abbiamo smontate, gli abbiamo dato una ripulita alla paletta ovviamente. E poi insieme al proprietario abbiamo deciso di montare su delle meccaniche, come vedete queste, che sono, come vedete anche in sovraimpressione, delle Wilkinson, meccaniche da circa 30 euro, che fanno egregiamente il loro lavoro. Qui, anche per non tediarvi troppo un'altra volta, salto tutte le fasi tagliandole il più possibile perché non voglio stressarvi più del necessario, e vi faccio vedere semplicemente appunto come le ho inserite. Fissate una a una col loro dado. E, tra il resto, poi qua mi è morta tra virgolette la batteria, per cui qua è la fase di allenamento, ma la batteria della macchina fotografica non ha tenuto abbastanza per farvi vedere la parte in cui facevo col trapano avvitatore i fori per le viti, perché è meglio non buttargliele su proprio così sul legno nudo senza fare un piccolo foro. È sempre una buona cosa preparare un piccolo foro. Quindi qua avete visto c'è stato il taglio dove sto già avvitando le viti. Vabbè, come sempre vi rimando al video Squire Adventure, dove queste cose si vedono e dove ne parlo più a lungo e più in dettaglio. Come sempre le pellicoline, che tanta gente si dimentica di toglierle e sembrano più schifose di quello che in realtà sono esteticamente le meccaniche. In più gente le lascia su per talmente tanto tempo che quando poi le togli la colla che le teneva lì rimane appiccicata, bisogna fare una fatica assurda per toglierla. Oh, qua è una parte molto interessante, perché avevamo deciso di cambiare anche il ponte, prendendo sempre un solito classico ponte Wilkinson, sempre sulla trentina di euro, adesso 36 euro forse, non mi ricordo esattamente, e quindi abbiamo preso il classico ponte Wilkinson. Lui ne ha voluto uno un pochino esteticamente diverso, ma il principio di base è lo stesso, è un tremolo su pivot. Qua vedete come estraggo pacificamente quello vecchio, per poi prepararmi a farvi vedere la confezione del Wilkinson della serie M che sto per montarci su, che si presenta sempre bene, sempre pulito, sempre una qualità ottima dei materiali, come ho già detto in altri video su questo riguardo. Ed è subito arrivata, qua vi faccio vedere solo le differenze estetiche come ve le ho fatte vedere in altri video, ma subito nel momento in cui ho montato il nuovo ponte su mi sono accorto che i pivot non coincidevano, e come vi faccio vedere qui proprio neanche per sbaglio coincidono. Questo perché? Perché la Squire, un po' come la storia del gesto inequivocabile tra il resto, un po' come la storia delle meccaniche, non è che faccia tutti i ponti uguali. In alcuni casi la distanza fra i pivot è circa, adesso non vorrei dirvi una stupidaggine, ma tra i 62 e i 64, ed è difficilissimo trovare un ponte compatibile. L'avevamo scelto insieme, lui prima ancora che mi portasse la chitarra l'avevamo comprato, perché andavamo abbastanza sul sicuro. Non è stato così. Vabbè, il ponte si rende, e questo soprattutto perché trovare un ponte uguale si può, però è praticamente la stessa identica fattura, la stessa identica qualità, e allora cosa facciamo? Buttiamo via i soldi, teniamo quello che c'è.
Qui vi faccio vedere velocemente il processo di pulizia della tastiera, ho oliato con olio paglierino. Qua ci sarebbe da raccontare una storia su Facebook, uno chiedeva consiglio per la tastiera, io gli ho detto guarda, uno ti ha commentato di utilizzare un prodotto del Brico Center che era un colorante con dentro, che poi me lo sono andato a vedere prima di controllare cosa fosse, che conteneva dentro probabilmente olio di lino, perché diceva applicare più strati per aumentare lo spessore finale, e io lascio subito, gli ho detto guarda, evita di usare questo prodotto qua, perché se la descrizione parla di applicare più strati e di creare spessore, vuol dire che è una vernice sulla tastiera nuda in palissandro o in questo è alloro, non va bene, cioè non ti fa uno strato che non deve esserci sulla tastiera. Vanno usati oli come appunto l'olio paglierino, olio d'oliva o quello della Dunlop se volete usare un prodotto che costa come, non lo so, come un whisky single malt invecchiato 72 anni, ma è una vostra libera scelta. Niente, lui si è incazzato a morte, mi ha detto ma stai zitto, ma taci, dire ste cose, non è vero niente, ma smettila. Io ho detto per carità di Dio, non mi ci sono messo neanche a discutere, e ho detto guarda, io quello che ti dico viene dall'esperienza e dallo studio di 15 anni di mestiere, poi sei libero di fare quello che vuoi tu. Ecco, questa è la piccola parentesi. Nel frattempo ho montato le corde, qui se intravedete uso la mia tecnica, ovvero prendo la corda, la infilo nella meccanica, che è quella che cerco di insegnare sempre a tutti, assesto bene il pallino al ponte, poi mano messa in questo modo più o meno a metà tastiera, con la corda che fa quel percorso sopra la mano, io so che alla fine, quando la corda è avvolta alla meccanica, ho circa due giri, tre giri di avvolgimenti attorno alla meccanica, che è un quantitativo assolutamente ideale per tenere una buona cordatura e anche esteticamente, insomma, perché vedere un rocchetto con 200 giri intorno fa schifo. Qui, piccoli istanti in cui controllo setup, altezza delle corde, non voglio tediarvi troppo, e si avvicina il momento della prima prova vera di questi pickup, di sentire come si comportano. Ovviamente prima, come vedete, io qua sto facendo setup alla chitarra perché ho cambiato un po' di cose, ma voglio che sia in un buono stato prima di fare il test, che ci aiuterà il nostro caro amico Edoardo, e faremo una prova con i pickup originali per sentire come suonano. Piccolo spoiler alert, farò solo una prova con i pickup originali, due con quelli nuovi, perché poi vi spiego magari verso il finale, alla fine video, un po' cosa è successo, però insomma l'importante è che ci sia una sorta di prima e dopo. Quindi primo test pickup vecchi, poi montiamo quelli nuovi e rifacciamo il test e vediamo cosa succede. Eccoci qua, allora prova fatta. Intanto qua io comincio a smontare i vecchi pickup per montare il precablato, mentre vi spiego che quando abbiamo fatto la prova non ci siamo resi conto che eravamo orientati, perché i volumi erano bassi,
orientati con la chitarra in modo che ci fosse molto molto brusio di fondo dovuto proprio al single coil, no? Che se voi avete una chitarra come una Stratocaster sapete benissimo che mentre siete attaccati all'amplificatore vi girate da un lato o dall'altro e entra questo brusio fortissimo in certe posizioni, in altre no. Ecco, questo qua è il precablato, come vedete è molto ordinato. L'unica cosa che non ha e che non mi sono messo a fare è stato mollare i fili dei pickup per fare la cosiddetta trecina. Non mi sono però tirato indietro nel farla, come vedete, almeno dal fino all'uscita jack. Poi già che c'eravamo e che non era compreso nell'insieme, ho sostituito anche il jack con un jack di superiore qualità. Ma come vi dicevo, adesso sentirete anche nella prova comparativa con questi Alnikov che purtroppo la posizione che avevamo scelto, senza rendercene conto, tirava dentro un sacco di brusio. Motivo per cui, dopo aver fatto questa prova, proprio gli stessi due pezzi fatti nello stesso modo, pulito e distorto, abbiamo deciso di riprendere un terzo test in una posizione canonica, come l'avete già vista in altri video, dove siamo sicuri che questo brusio non entra a darci fastidio, per darvi più il senso di come suonano questi pickup, perché ovviamente un pochino per ho dovuto togliere un pochino di brusio, perché altrimenti sentivate solo rumore di fondo, sostanzialmente non è bello. Qua, come vedete, è stato veramente semplice sostituirli, perché appunto è un precablato. Rimonto il manico, velocemente rimonto le corde, le tiro su, gli do una cordata. Ovviamente, siccome diversamente da prima abbiamo montato su dei pickup nuovi, 90% i pickup non sono all'altezza corretta, quindi appena montate le corde procediamo anche a regolare l'altezza dei pickup. Tutto il resto invece andava già bene prima, perché la chitarra è rimasta quella, abbiamo sostanzialmente sostituito solo le elettroniche. Detto questo, passiamo a questo test di questi Alnikov. Appunto, dicevo, rumore di fondo, ma rende l'idea. Buon ascolto.
Bene, eccoci qua a fine esperimento. Che cosa ci portiamo a casa? Allora, prima di tutto valutiamo un discorso di facilità di reperibilità e anche ovviamente di facilità di montaggio, ovvero è un prodotto che troviamo su internet, costa poco, su Amazon in particolare abbiamo detto 42 euro, è un prezzo veramente basso per tre pick-up Alnico. È precablato, per cui voi collegate un po' di terre e jack e siete a posto. E quindi è facile da reperire, facile da montare e questi sono sicuramente punti a suo favore. Ma voi vi direte, noi non siamo qua per sapere 42 euro per sapere è facile da montare o meno. Abbiamo visto il video, abbiamo capito qual è il tuo parere per quanto riguarda il suono. Vale la pena comprare questi pick-up per sostituirli sulla vostra, per esempio, Squier, Bullet o quello che è? Allora, la risposta più breve, sintetica e sincera che vi posso dare su questi pick-up, se valga la pena acquistarli o meno, è questa. Costano 42 euro. Saranno fatti in Cina, quindi magari i materiali sono anche quelli giusti, ma costa poco la manodopera. Questo non lo sappiamo esattamente, nessuno può andare a verificare se effettivamente questi magneti siano Alnico 5, però costano 42 euro. Quindi quello che vi posso dire sinceramente è che dovete aspettarvi da dei pick-up che costano 42 euro il suono dei pick-up che costano 42 euro. Sapete bene che nella media, che parliamo di Seymour Duncan, di Marzio, TV Jones, Fender e via dicendo, spesso e volentieri, ne ho dette solo 4 giusto per, con 40 euro ci comprate un pick-up, per cui sicuramente c'è da qualche parte, per quanto possano essere fatti nel posto più remoto della terra, con la più bassa manodopera che ci possa essere, valgono quello che costano. È sicuramente, secondo me, un miglioramento rispetto allo standard che si trova su una Bullet, per dire, sempre ovviamente tenendo conto del fatto che vi interessa, che vi interessi, che vi piaccia quel suono un pochino più brillante, graffiante, anche se comunque più definito, più saturo, più ricco. Però ecco, insomma, valgono quello che costano. Io personalmente non so se li comprerei per la mia chitarra, non penso. Però io sono io, voi siete voi, ognuno ha le sue esigenze, il suo gusto musicale, per cui mi sembra giusto comunque parlarne e parlarne con la più completa sincerità e trasparenza. Io devo dire che la quadra l'ho trovata bene anche perché poi ripeto, non è che abbia tutto questo tempo di suonare, ma i Tex-Mex, che però costano il triplo, sì, il triplo, mi piacciono molto di più perché hanno appunto questa brillantezza, questo graffiante, ma allo stesso tempo questi medio-bassi belli cicciosi. Altra cosa, come dico nel video, visto che ho dovuto fare due volte il test audio, ve lo dico anche nel video, proprio perché in questa posizione abbiamo fatto le prove audio e qui c'era proprio i pick-up single coil che buttavano fuori un sacco di brusio, di ronzio. Sempre per dire sia mai, perché la prima volta è stato con i pick-up originali, battipiano originali, abbiamo pensato: Madonna, che schifo sti pick-up di questa. È una Affinity, mi pare, di questa Affinity, Dio mio, che schifo. Abbiamo messo su gli Alnico, abbiamo detto: Madonna, ma anche questi fanno tutto sto rumore. E a quel punto abbiamo detto: aspetta un attimo, prima di dire che fanno schifo tutti e due, tira fuori la Bullet con su i Tex-Mex da 120 e rotti euro, l'abbiamo provata qua e faceva casino uguale, cioè, quindi questo rasserenatevi, anche se nel video sentite appunto un po' di brusio, fate più affidamento all'ultima parte del test video, quella fatta con sottosfondo balcone e attrezzi, perché quella vi dà molto più l'idea di qual è il vero suono di questi pick-up. Detto questo, come al solito io vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver risposto a tutte le domande che vi sono venute in mente mentre guardavate questo contenuto. Sono a vostra disposizione se volete fare altre domande, vi ricordo come sempre di iscrivervi, non vi costa niente, rimanete sempre aggiornati e fate un favore a me e a chi cerca contenuti simili a questo su internet e non sa che esisto, perché più vi iscrivete, più mettete mi piace e attivate la campanella, più YouTube fa trovare facilmente questi video e di conseguenza più gente che cerca questi video li viene a trovare, perché tantissime volte mi capita, per carità, adesso sarà 8 mesi che faccio video con costanza, quindi è ancora presto per dirlo, ma mi capita spesso di ricevere, mi è successo una domenica questa, mi è arrivato un messaggio in cui ho scritto: ho appena trovato il tuo canale con dei video, con dei contenuti che cercavo da settimane, non trovavo niente, poi puff, è comparso questo video qua, che è un video di 6 mesi fa, e ho trovato tutte le risposte che cercavo, grazie, grazie, grazie. Ecco, il principio è questo.
Io faccio questi contenuti per dare una mano a voi. Se voi vi impegnate per quanto poco a cliccare mi piace, attivare la campanella, ad iscrivervi, è un dout des, darci una mano vicendevolmente, per cui iscrivetevi, rimanete anche sempre collegati con Discord perché scambi di opinioni, idee là ce ne sono sempre, molto interessante, mancate solo voi, venite, ci fa sempre piacere. Vedete che non ho più pubblicato video riguardo a Parliamo di Musica perché il periodo estivo è un po' complesso, un po' se riesco faccio un po' di vacanza io, un po' giustamente la fate anche voi, e amici, clienti, chitarristi fanno anche loro vacanza. Sono molto come al solito impegnato a livello lavorativo, per cui è un attimino in pausa, ma voglio andare avanti, anche se vedete che i numeri che fanno quel tipo di video sono infinitesimali rispetto a questi contenuti, ma ciò nonostante, come vi ho detto sempre, a me piace e quindi continuo a fare questo tipo di contenuti perché secondo me ne vale davvero la pena. Detto questo è tutto, io vi saluto, vi ringrazio come sempre di avermi seguito e vi rimando al prossimo video. Ciao!